Italia 9.660 nuovi casi di coronavirus a fronte di 244.429 tamponi effettuati, 499 decessi contro i 329 di lunedì, per un totale da inizio pandemia di 89.344. In terapia intensiva sono ricoverati 2.214 pazienti, meno 38. Gli attualmente positivi in Italia sono 437.795. Oggi il tasso di positività si attesta al 3,95%, in calo dell'1,7% rispetto a ieri. E in Lombardia si sono registrati 912 casi di coronavirus, di cui 47 debolmente positivi, 63 decessi. I decessi in regione salgono quindi a 27.213, i tamponi effettuati 22.699, con un rapporto rispetto ai contagi del 4%. I guariti dimessi sono stati 2.765, i pazienti Covid in terapia intensiva sono 361, meno 10, i ricoverati non in terapia intensiva 3.544, più 55. Il traguardo di vaccinare tutta la Lombardia prima della fine di giugno è assolutamente possibile e noi ce la faremo, così Guido Bertolaso, nuovo commissario per le vaccinazioni in Lombardia, in conferenza stampa oggi a Milano, secondo il quale ad aprile saremo inondati da vaccini e verranno somministrati 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Coinvolgeremo medici di famiglia, medici in pensione, protezione civile e Croce Rossa. Bertolaso non percepirà neppure un euro. Riunione straordinaria della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Nazionale del Farmaco AIFA per discutere degli anticorpi monoclonali e per valutare un'autorizzazione all'uso d'emergenza di tali farmaci. Secondo alcuni studi, questi anticorpi hanno dimostrato un beneficio nel trattamento di pazienti Covid-19 non ospedalizzati, pressing per l'Italia da parte del ministro Speranza. E prosegue la diatriba sul vaccino AstraZeneca. La Francia sottolinea che non è raccomandato per chi ha più di 65 anni, secondo il parere espresso dall'Alta Autorità della Sanità d'Oltralpe. All'AIFA arriva invece l'ok al vaccino, ma in Italia preferibilmente tra gli under 55 e solamente se in buona salute. Mentre il vaccino russo Sputnik funziona, ha un'efficacia del 91%. Non condanno gli assembramenti visti domenica in TV, importante è osservare le regole, dice il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità. Intanto, secondo i dati Istat, nel 2020 il prodotto interno lordo italiano, stimato sui dati trimestrali grezzi, ha avuto una riduzione dell'8,8%, dato che però è lievemente migliore delle attese del governo, che venivano stimate appunto nell'ordine del 9%. Il presidente Fico questa sera al Quirinale, dopo la fumata nera del pomeriggio, a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un'intesa sulla nascita di un governo terzo. In particolare Crimi dei 5 Stelle avrebbe detto no alla richiesta di Renzi di sostituire i ministri Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Cronaca pavese, nel pomeriggio 3 persone sono state azzannate da un Rottweiler nella zona di Cascina Valverde Amede. 2 donne sono state trasportate all'ospedale di Voghera. Un uomo, medicato in ambulanza, ha preferito rientrare a casa. Tutto è nato quando il Rottweiler è uscito dal cancello privato, ha aggredito un pastore tedesco e poi i suoi padroni. Pronto meteo, 3 febbraio, infiltrazioni umide nei bassi strati porteranno un esteso tappeto di nuvole che insisterà per tutta settimana, con anche piovigine intermittenti, specie mercoledì, temperature fra 3 e 8 gradi, previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, che trovate aggiornate anche su prontometeo.it. E queste le notizie principali che potrete trovare con aggiornamenti e approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social, editore Agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.